Le ossa di un essere umano e frammenti di vestiti sono stati avvistati l'altro ieri da un pescatore sulla riva del torrente Astico, non immersi in acqua come girava voce nelle prime ore, ma seminascosti nella vegetazione. La zona del ritrovamento corrisponde al ponte Sant'Agata a Piovene Rocchette, nei pressi della diga. Più indizi, tra cui il luogo esatto in cui l'uomo fu cercato nel 2021, gli stessi indumenti fanno al momento presumere che si tratti dei resti del corpo del 79enne Pietro Comparin, scomparso 22 mesi fa dalla sua abitazione di Piovene, distante poche centinaia di metri dal viadotto. In quei giorni seguenti, il 14 maggio 2021, data in cui l'anziano pensionato non aveva fatto ritorno a casa dopo consueti giri in paese per una passeggiata, furono attivate le ricerche. Dopo aver allestito un centro mobile a Piovene, sono state battute le sponde del torrente, ma anche le aree di montagna vicine, sul Monte Summano in particolare. Boschi e sentieri impervi furono setacciati a metà maggio di 2 anni fa dai vigili del fuoco, volontari della protezione civile. L'Astico fu battuto palmo a palmo. Parteciparono alla missione senza esito più unità cinofile, il soccorso alpino, carabinieri. A dare una direzione verso nord rispetto al centro abitato fu un filmato di videosorveglianza che inquadrava Comparin a piedi dirigersi verso Velodaschio. Impossibile determinare ora se si possa essere trattato di un gesto estremo oppure di una caduta accidentale. Per avere conferma definitiva dell'identità del cadavere ritrovato nel pomeriggio di mercoledì, saranno necessari esami specifici a fianco dell'autopsia.